Sono una libraia, a differenza tua, parecchio sgarruppata. No, io invece no. Io mi definisco infatti più librofila che libraia, perché sono nata in mezzo ai libri, sono libraia di seconda generazione. Mi trovo a fare questo lavoro bellissimo insieme alla scolastica. Ti dice qualcosa la scolastica? No, io non la faccio la scolastica. No, io non lo faccio. Ecco, io Mai invece sì, fatta, non mi cara. sono mai azzardata. È un mestiere pericoloso, me la sento, non sono così coraggiosa. No, no, e quindi però adoro i libri, adoro i tuoi libri, adoro quello che adoriamo con Barbara, quello che avete fatto a Firenze, la piccola farmacia letteraria. Per cui per me oggi cioè sono nella veste della moderatrice, ma soprattutto della fan, cioè per me tu sei una rockstar. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, faccio una breve Certo, assolutamente. presentazione tua. Elena appunto ideato, e sarà una delle domande che ti farò, la libreria, la piccola farmacia letteraria, che non è una libreria, diciamo, tradizionale. È una libreria indipendente che è suddivisa per, come si può dire, Stati emozioni, d'animo, sì. stati d'animo, emozioni, per cui se tu entri e hai, per esempio, il cuore infranto, in libreria trovi il farmaco giusto, il libro giusto per, guarire, con Diciamo la anche la scaffale posologia. rottura di una relazione. Tu vai a rottura di una relazione, lì ci sono tutti i libri consigliati diciamo per questa, tra virgolette, patologia. Quanti di voi conoscono beh, Elena e la piccola farmacia letteraria? Ecco. E quindi niente, noi ti abbiamo conosciuta sui social e siamo super fan, perché secondo me e secondo noi le librerie tradizionali, vabbè, lasciamo perdere quelle di catena, lei è stata anche una Sì, libraia di certo. catena, e noi siamo state una libreria di catena Ah, per sì? 10 anni, e poi ci siamo sciolti da questo gioco. È Cosa stato significa? difficilissimo, è Mondadori, Ah, terribile, ok, sì, terribile. E siamo tornati indipendenti, abbiamo anche fatto delle feste proprio per festeggiare il ritorno all'indipendenza, il ritorno al decidere che cosa esporre, come esporlo, perché è stato un bel ritorno. E la tua libreria, la tua idea di libreria è una libreria che secondo me è all'avanguardia, nel senso che adesso siamo vittime delle uscite per l'estate, delle uscite per Natale, delle strenne, ma anche secondo me, nella mia esperienza, io quest'anno festeggio 25 anni da cartolibraia. Cavoli, complimenti. Secondo me Io solo 10. è giusta questa strada qua, cioè dobbiamo avere un catalogo più di libri sempre belli, ecco, di non stare dietro. Comunque, scusate, torniamo in La tema, la digressione. digressione. Quindi io sono troppo felice di averti qua e di Grazie. poter chiacchierare con te. Raccontaci di Blu. È tornata. Blu, questo è il terzo libro che scrivo con questa protagonista, è un libro un po' diverso dagli altri, che il primo era comunque un po' la storia di come era nata la piccola farmacia letteraria, quindi ovviamente molto romanzata la prima storia, il secondo era un giallo. Questo è un libro che in realtà io ho ambientato, io vivo a Firenze ormai da 21 anni, sono così vecchia, 21 anni che vivo a Firenze, però io sono originaria di Castelnuovo Magra in provincia di La Spezia. E quindi questo nuovo libro l'ho ambientato proprio in questo paesino dal quale vengo e diciamo che Blu è un po' alle prese con la storia della sua famiglia, con dei misteri, tra virgolette, da scoprire riguardo alla sua famiglia. C'è anche un fatto di cronaca realmente accaduto che è un incidente in miniera, perché lì comunque in quella zona della Vallata del Magra c'erano delle miniere di lignite, quindi comunque tante persone sono purtroppo morte per estrarre comunque il carbone. E quindi diciamo che unisco tutti questi fatti, ovviamente alla piccola farmacia letteraria e alla storia di Blu, però
diciamo che abbiamo cambiato location, siamo andati un po' in campagna, e questo, come ho detto tante volte, è il mio libro dei desideri, perché io qua dentro ho messo sia quello che sto facendo ora, cioè la libreria in campagna, e sia Camillo, che sarebbe il furgoncino, quello che poi a settembre-ottobre andrò a utilizzare, andrò in giro. Guarda, volevo già agosto, pensavo di averlo, invece purtroppo bisogna rimandare a settembre. A parte qua, mi sa che mi facciano un bel multone se arrivavo con Camillo, cos'è TTL? No, ma ti chiedevamo un permesso apposta, perché è un'idea geniale. E quindi diciamo che ho messo entrambe le cose, in realtà prima di farle, perché non sapevo assolutamente se sarei riuscita né a fare la piccola libreria di campagna, perché è una cosa che poi alla fine è un en passant, né Camillo, quindi qua le ho messi, poi vedendo, dicendo chissà, riuscirò o non riuscirò, quindi vediamo, è tutto work in progress. Ora la piccola libreria di campagna l'ho fatta veramente fino al 30 settembre, e Camillo vedremo se partirà, anche perché anche quello è... incognita. Passerà la revisione. Raccontaci di Camillo. Camillo è un furgoncino che aveva preso il mio fidanzato, ha trovato in campagna, era dismesso, buttato in un campo. La parte meccanica l'hanno rimessa a posto, ora è da carrozziere per la parte, diciamo, esterna, e mi piaceva proprio utilizzarlo, proprio perché questa è la bottega delle seconde occasioni. Per avere una seconda occasione, io non so assolutamente che vita ha avuto Camillo, perché non so di chi era, chissà che avventura ha vissuto, però ridargli una nuova veste, anche se comunque ora Camillo avrà... Quanti anni avrà Camillo? Del 77, giovane, Camillo, quindi giovanissimo Camillo. E noi non eravamo ancora nate. No. Quindi il giovanissimo Camillo, vediamo che seconda occasione dargli. Quindi speriamo, no, sì, comunque diciamo che ci dovremmo essere. Quindi ora settembre-ottobre partiremo con questa nuova avventura che chissà dove ci porterà, se ci porterà, se anche, partirà. Anche questa è un'idea geniale. Praticamente si tratterà di avere una libreria itinerante. Sì. Ti fermerai, verrai anche in Valle d'Aosta. Siamo pieni di paesi che non hanno infatti, librerie. Assolutamente. Che... Infatti poi ci faceva comunque girare un pochino le feste di paese, perché ovviamente nelle città le librerie ci sono, non c'è assolutamente bisogno di una libreria in più, cioè chi fa benissimo in questo lavoro. Però ci piaceva proprio portare l'idea della nostra libreria, proprio della libroterapia, del fatto dei libri, delle psicologhe, comunque di un catalogo basato non solo nel libro come hobby per passare il tempo, ma anche come oggetto che può aiutarci nel nostro percorso comunque di vita, se stiamo vivendo magari dei momenti difficili o anche no, ecco, un libro può essere sempre il mezzo giusto, e proprio portarlo anche magari in quei paesini dove non c'è una libreria, dove comunque l'unico modo di avere un libro è ordinarlo online, magari dove non si può neanche toccare, ce ne sono moltissime anche comunque su Lunigiana e Garfagnana. Ora in Garfagnana c'è la libreria sulla penna molto bella dell'Alba Donati, che lei ha fatto questa cosa bellissima, lei è proprio veramente molto molto, diciamo, sulla penna, e quindi diciamo che l'idea è un po' portarla così on the road, cercare comunque di portare questo progetto più lungo e largo possibile, ecco. Quindi tu hai già risposto anche a questa domanda, ma io te la faccio: quanto di Elena c'è in blu? No, senti, in realtà non tantissimo, cioè a parte la parte lavorativa, quindi comunque questi progetti, alla fine diciamo che, vabbè, a parte essere comunque sconclusionata, disorganizzata, arrivare in ritardo quando parti 2000 anni prima, a parte capita, comunque questa roba, bene lo stesso. A parte questa roba, diciamo che poi è un po'... cioè le nostre vite private sono molto diverse, però comunque il fatto comunque tutta la storia lavorativa, soprattutto nel primo libro, è molto poi aderente a quella che è stata la mia esperienza poi di lavoro, anche per arrivare ad aprire la mia libreria. Quindi sicuramente condividiamo tanto sia nella cialtronaggine sia nella vita lavorativa, un pochino di meno poi per quello che sono poi il resto. Tu sei in società con Esther, con Deborah e Chiara? No, la libreria è mia. È tua. E Esther è mia sorella, sì, che è la psicologa. Deborah è un'altra mia carissima amica, noi ci conosciamo dall'asilo, quindi siamo praticamente cresciute insieme. E Chiara lavora per me, quindi diciamo che è una collaborazione, però sono io. Una bella impresa femminile. Una bella impresa femminile, sì, però quando l'ho aperta, diciamo che l'ho aperta da sola, con l'aiuto ovviamente delle mie fedelissime psicologhe. E come ti è venuta proprio questa idea?
Ma senti, in realtà lavorando proprio in libreria, sì, nel senso comunque, oddio, vi capiterà anche a voi, comunque le persone vi chiedono consiglio in base a stati emotivi, comunque le persone lo facevano nella grande libreria di catena, anche magari io lavoravo in outlet, centri commerciali, aeroporto, cioè quindi proprio il fatto che le persone cercassero questo contatto in contesti così anche, diciamo, tra virgolette non adatti, ti faceva proprio capire quanto le persone avessero bisogno comunque di uno strumento con il quale magari superare un brutto momento, una delusione d'amore, un momento di tristezza, di cambiamento, di cambiare vita, trovare nelle storie di libri magari di protagonisti che vivono la nostra stessa situazione, ma non siamo noi, ovviamente reagiscono in modo diverso da come reagiamo noi, e quindi trovare anche uno spunto di riflessione per essere un po' diversi da noi stessi, perché noi quando ci si pone un problema reagiamo sempre più o meno nel solito modo, cioè noi abbiamo il nostro modo superandi, quindi non andiamo dritti, ci comportiamo così. Vedere comunque personaggi che vivono quello che viviamo noi comportarsi in maniera differente, e poi cioè non è come nei film, ovviamente nei film è la proiezione di qualcun altro che ti viene data, nei libri tu comunque segui i percorsi mentali, i ragionamenti e ti costruisci comunque il tuo mondo, quindi proprio a livello mentale, a livello immaginativo è tutto un altro tipo di lavoro, un lavoro molto più intenso, molto più diciamo coinvolgente, ed è per quello che spesso quando andiamo a vedere i film tratti dai libri poi non ci piacciono, perché non è come ce lo siamo immaginati noi, ma come se lo immaginato un altro fondamentalmente, e quindi è proprio uno strumento che ci può far capire che tante volte nelle situazioni noi a volte ci ingarbugliamo su noi stessi, ma a volte ci possono essere delle vie d'uscita che non abbiamo mai preso in considerazione. Certo. Sono tanti i temi che hai affrontato in quest'ultimo libro. Quello che forse più mi ha toccato è la possibilità di avere una seconda occasione. Sì, e poi comunque a tutte le età, perché comunque le protagoniste, le protagoniste, che questa 25 cosa, anni. Questa, ecco, 25 anni, certo. E questa cosa è molto importante, perché spesso io stessa, tante volte pensando al passato, in momenti della mia vita pensavo di essere vecchia, di essere finita, magari avevo 27 anni, Dio mio, sono sei giovane a 27 anni quando sei giovane. Purtroppo abbiamo sempre un po' l'idea che sia troppo tardi, cioè ma ce l'abbiamo a 60 anni come ce l'abbiamo a 25, cioè ti ripeto, io proprio ho vissuto questa cosa sulla mia pelle, di dire cavoli, pensavo sta roba, cosa ne so, nel 2009, ma nel 2009 avevo 26 anni, cioè cosa avevo da pensare a sta roba a 26 anni? Eppure lo facevo, magari per l'università, può essere prima l'università che non la finisci in tempo, e allora oddio sono fallita perché non ho finito l'università, e allora cosa andrò a fare della mia vita? Morirò, oddio, moriremo tutti. Poi dopo può essere il lavoro, allora questo lavoro, oddio sono ancora qua, vedi non ho combinato niente, può essere la vita sentimentale, può essere oddio non ho una relazione, vedi le mie amiche si sposano, fanno figli, io, cioè può essere qualsiasi ambito della vita che comunque deve sentirsi fuori tempo, lo puoi fare a tutte le età, ma in realtà veramente nella vita finché non sei sottoterra, sotto 3 metri di terra non è finita, e quindi proprio mi piaceva proprio questo, diciamo proprio anche a diverse età, per vedere comunque che finché abbiamo voglia anche, e anche l'energia ovviamente, anche diciamo devono, cioè non è se vuoi puoi, ovviamente ci devono essere tutte le situazioni tali per le quali a volte non si può, ecco, cioè non è che a volte non si può, e quindi niente, si aspetta magari un momento più adatto, però ecco quando poi il momento è adatto cercare proprio di non scoraggiarsi, di non sentirsi troppo tra virgolette in là, non vecchi, perché ti dico, può essere una cosa anche giovanile, troppo avanti, perché c'è sempre comunque una possibilità, se questo è un tema se ci che va, me ecco, è carissimo, se abbiamo voglia e se è il momento giusto, perché anche qua ci sono tante poi variabili nella vita che spesso non dipendono da noi e sulle quali purtroppo non abbiamo modo di decidere, però ecco, su quello che abbiamo modo di decidere cerchiamo di crederci, ecco, certo, di essere sempre comunque positivi. La nostra Blu sta scrivendo un libro all'inizio di questo romanzo, con qualche difficoltà. Molte, molte difficoltà. Viene travolta da un attacco di panico La congela. La congela, esatto. E proprio mentre preda di questo attacco riceve una telefonata dalla sua adorata nonna, venuta a mancare la zia con la quale la nonna non aveva più rapporti, quindi altro tema, famiglia disfunzionale. Oh sì, oddio, famiglia disfunzionale quando abbiamo chi quanta, non ce l'ha? Quanta, scusate, chi è che non ha la famiglia disfunzionale? Alzi la mano. No, poi ci sono persone molto fortunate che hanno delle bellissime famiglie, però diciamo che
come dice Dostoevskij, no? Anna Karenina, ogni famiglia è felice a modo suo. Esatto, vero. E da lì... A Dostoevskij, cosa sto dicendo? Cosa c'entra Dostoevskij? Va bene uguale. Oddio, guarda, ho un vuoto di memoria. Anch'io. Io sono scappata per un motivo. Ok, perfetto. Dostoevskij che non c'entrava niente, perché c'è un libro di Dostoevskij dentro, ma voi ce ne siamo accorti, vero? Io no. Mamma mia. No, poi ti ho detto, ma cosa sta dicendo? Poi ho detto, ma figurati, sono completamente smarionata. E insieme alla sua nonna va al funerale di questa azienda e lì inizia un'avventura avventurosa proprio. È un libro che spero che la mia avventure con Camillo siano molto meno rocambolesche di quelle di Blu. Te lo auguro. Me lo auguro tantissimo che siano molto meno rocambolesche. Sì, comunque questa cosa dell'attacco di panico, che è comunque una cosa che io soffro da quando sono molto giovane, e quindi è una cosa anche quella che spesso si tende ad affrontare, è una cosa veramente che ti travolge la vita, però anche quella comunque alla fine, se tu la guardi bene, è una cosa positiva, perché comunque è il tuo corpo che ti dice che stai sbagliando qualcosa, che la direzione che hai preso la tua vita non va bene. Lo fa in maniera molto molto aggressiva, potrebbe farlo anche con un pochino più di delicatezza, potrebbe anche non distruggere tutto. Però comunque anche quello, quando poi diciamo lo elabori e te ne rendi conto, è proprio un modo per il quale tu devi per forza dare uno stop a tutto, perché è uno stop forzato, e ricostruire qualcos'altro, perché probabilmente quello che stai facendo non va bene per te, stai sbagliando qualcosa, perché altrimenti non staresti così male. Spesso non serve neanche arrivare così avanti, nel senso che comunque quando una persona comincia a stare male, sì, lo sente che sta male, però tante volte ignori perché devi andare avanti, devi fare delle robe, cioè comunque la vita deve andare avanti, quindi spesso ignori quel malessere che hai e a volte ti casca tutto addosso, e lì poi sono tavoli amari, come sarebbe la nostra Blu. C'è qualche altro tema, perché affronti anche il tema della violenza sulle donne in maniera molto, infatti, complimenti, un tocco leggero. C'è qualche altro tema nel quale vuoi... Senti, poi alla fine le temi che sono comunque è quello. Anche con i microfoni. È quello comunque della famiglia, l'amicizia, che comunque diciamo che è un po' il fil rouge che tiene in piedi tutti i miei libri, perché comunque per me l'amicizia è un valore molto molto importante, al quale do tantissimo, diciamo, tantissima importanza nella mia vita, perché penso che sia veramente uno dei, diciamo, delle relazioni comunque più, anche diciamo come investimento, molto più funzionale, perché alla fine tante volte investiamo su relazioni d'amore che alla fine, una volta che ti lasci, magari a volte non saluti neanche più per la strada, e pensa quanto tempo ci hai sprecato. Gli amici, se comunque li coltivi bene, io degli amici li porto dietro dall'asilo, quindi comunque alla fine le amicizie poi quelle vere le ritrovi, quindi comunque nei miei libri è sempre, diciamo, l'amicizia è sempre comunque il valore che poi sta al di sotto di tutte le storie che comunque tengono sulla protagonista, che comunque avendo questa famiglia un po' così non ha poi un grande appoggio da parte della famiglia, a parte della nonna, e quindi diciamo che sicuramente l'amicizia, la famiglia intesa poi anche come quella che ti vai a creare, non magari con i tuoi parenti stretti, ma magari con le persone che ti circondano. E poi sì, ovviamente quello delle seconde occasioni che dicevamo prima, che era proprio la tematica che, sulla quale mi piaceva proprio ambientare questo libro, perché ovviamente parlando poi spesso con le persone ti rendi conto quanto ci sia voglia proprio di ricominciare, di cambiare vita, di fare qualcosa di diverso, soprattutto dopo il lockdown. È una cosa proprio che noi in libreria percepiamo tantissimo, perché ci chiedono moltissime idee per cambiare vita, per cambiare soprattutto anche lavoro, cambiare anche magari le città, comunque diventano sempre più care, sempre più difficili da vivere anche per le persone, quindi magari c'è anche un po' la voglia di dire mi prendo più spazio, vado da un'altra parte, e chissà, ecco, cosa può succedere, quindi mi piaceva molto anche comunque affrontare questo tema. Apro una libreria in campagna, chissà se funziona, chissà. Ecco, la libreria come si svolta? La libreria in campagna funziona, però ti dico la verità, io non so se funziona perché le persone vengono, perché ci conoscono, o sarebbe funzionata comunque a prescindere. Questa cosa io non la so, cioè nel senso, comunque funziona, va molto bene, vengono tantissime persone, quindi ti dico che funziona, però ti dico non so se da zero apri una libreria comunque in un
cittadina dove comunque ci sono 8.000 abitanti, ci sono lì a Castelnuovo Magra, può funzionare? Ti dico, non lo so, perché comunque i lettori ci sono, però... No, no, ma è chiaro, e ci sta, cioè... Quindi dico, è sempre comunque tutto un po' tra virgolette dopato dalla farmacia letteraria, quindi cioè, uno veramente fa un esperimento da zero senza mettere niente sui social, apre la libreria e poi vede come va, però ti dico, poi fondamentalmente poi comunque fare interviste e tutto quanto, non so poi quanto alla fine sia, cioè veramente si possa stare in campagna con una piccola libreria oppure no, ecco, diciamo che funziona, però mi rendo conto che è tutto veramente dopato da quello che poi è i social, le persone che comunque, certo, già ti conoscono, ti vengono apposta. Certo, sì sì, c'è un pellegrinaggio. Che è una cosa che fondamentalmente si apre una libreria nuova da zero, non hai, e certo, quindi... Al mio posto avrebbe dovuto esserci una nostra moderatrice di fiducia, spesso intervista autori e le autrici, ma oggi aveva la presentazione del suo libro. Lei ha scritto un libro per... Che bello! Poi ti chiederò una cosa. Certo. E era disperata, perché è super fan anche lei, era disperata perché non poteva essere qua al mio posto, ma andrà in vacanza in zona tua a Firenze e il pellegrinaggio ci sta. Non averte né a male, mi ha detto, ma no, sono io la prima che quando passo a Firenze sicuramente verrò a trovarti. Quindi, insomma, sono super fan da sempre, ma con come si può dire, con quell'invidia intelligente e buona, no? Guarda che brava, che cosa posso copiare? L'ho detto ad alta voce. Brava. Grazie. Comunque, questo libro è un bel balsamo, è riuscito, immagino che abbia un bello spazio nella tua libreria. Sì, allora ti dico la verità, nella mia libreria è vietato consigliare i miei libri, quindi le mie colleghe non possono assolutamente consigliare i miei libri, quindi diciamo che li mettiamo, ovviamente sono lì, sono sul tavolino, ovviamente in bella vista, però non... Di faccia, poi sono un po' sul tavolino, poi sono uno rosso, un arancione e uno verde, quindi comunque sono anche belli, diciamo una bella sfumatura cromatica, però tendiamo a non proporli perché comunque... Ecco, però a chi lo... Se io non fossi Elena Molini, a chi lo proporrei, ok? Scusami. io Elena Molini non lo propongo. Lo proporrei sicuramente a chi si sente in un momento di crisi della vita, cioè a chi è una persona che si sente comunque con le spalle al muro e che non sa in che strada prendere, ma a volte ti dico, non tanto magari in un momento di grande crisi, a volte anche quando le cose vanno bene una persona può essere in crisi, e questa cosa a volte magari... Spesso sento, magari, ma a lui gli va tutto bene, cosa si lamenta? In realtà ognuno ha i suoi problemi. Beh, ma lui è in un buon momento. Appunto, è quello che ti dico, cioè alla fine ognuno ha i suoi problemi, indipendentemente dal fatto che per noi sia una persona che sta bene, una persona che comunque ha tutto oppure no. Perché comunque poi ovviamente ci sono situazioni che, per carità di Dio, cioè salute, perché sono ovviamente... diciamo sopra i generis, però ti dico che nella normalità sembra comunque magari persone che non hanno niente per cui stare male, per cui lamentarsi, a volte stanno male e comunque ogni dolore ha la sua dignità, e quindi veramente lo consiglierei anche a chi magari sente che il proprio dolore non è capito e non è, a volte se lo tiene perché ha paura a esporlo, perché magari si sente fuori luogo, ecco. Quindi sicuramente lo consiglierei a queste persone. Bellissimo balsamo, libro che sto consigliando proprio a... Tu puoi. Infatti lo faccio perché mi ha consiglia, fatto consiglia anche per me. Ti fa ovviamente porre delle questioni personali, vabbè, nel mio caso su famiglie disfunzionali o meno, ma ti fa anche fare delle belle risate, proprio uno di quei libri che dici, perché non è sempre così, no? Nel senso che la logica editoriale dice che dovremmo tenere i libri, le novità hanno una durata di vita, se non sbaglio, di 2 mesi. Sì, poi guardi, si rende di cuore, ti dico la verità, io quando ero nella libreria era tutto molto automatizzato, nel senso che comunque
c'erano i richiamati, cioè la casa editrice, vabbè, diciamo la casa madre, tra virgolette, chiamiamola così, che poi sembra la casa editrice, ti richiamava dietro sia, vabbè, fuori catalogo e anche comunque le novità che non ti vendevano. Comunque tu avevi tutti questi parametri da guardare, ovviamente quali novità hanno un andamento ovviamente che è quando parte molto alto e poi via via scende, poi ovviamente in base a quanto vende, però sì, comunque 2 mesi sul tavolo delle novità le tieni 2 settimane, poi lo mandi via, cioè ovviamente poi dipende quanto spazio hai, tutto quanto. Noi ovviamente comunque non lavorando, si lavora in un'altra maniera, lavoriamo proprio in un altro modo, noi abbiamo tantissimi anche libri di catalogo che proponiamo, anche perché soprattutto all'inizio noi abbiamo fatto diciamo il nostro catalogo era praticamente tutti i libri di catalogo, perché anche i libri che avevamo letto, poi via via ovviamente essendo in 4 a leggere aggiungiamo anche le novità, però magari ecco da noi la novità la trovi all'inizio senza bugiardino e poi però magari dove ci passa 1 mese 2 che poi mettiamo il bugiardino perché dobbiamo leggerlo, se lo leggono le psicologhe poi i bugiardini li fanno direttamente, ma se li leggiamo noi di Brian dobbiamo fare riunione con le psicologhe per poi capire in che categoria metterlo e come mettere e quale bugiardino fargli, quindi comunque non è una cosa immediata. Noi ovviamente siamo anche libri di quartiere perché noi abbiamo anche tutto un quartiere intorno, quindi oltre a farmacia letteraria abbiamo anche le novità, però ti dico io tantissime non le prendo neanche, magari ci sta che esce una video che è folle che non ne vendo neanche una copia, capito? Quindi non è che magari i libri primi in classifica, oppure c'è il fornitore che mi stressa con i peratuns, io non li vendo i peratuns, cioè che stravendono i peratuns, però ti dico amore mio, non lo voglio i peratuns perché non lo vendo, ma anche Griscia, magari queste cose ma questo qua, fa la, non le vendo. Questo fa l'anima di una libreria e secondo me è la strada. Ma per carità, quello di Principe Harry l'ho veduto anch'io, cioè poi ci sono Megan, stasera un bello insalatona mista, buttiamo dentro tutti. Io sto scherzando, te l'ho detto. No, quel libro di Kate è appena uscito e non ha, cioè probabilmente speravano le case di Io penso che quest'anno speravano tanto in quello, ora l'anno scorso, quello di Lily Blasi, che l'avevano fatto uscire nel solito periodo. Neanche vero. Io forse perché devo sfamare 3 figli. Io non sono una puzzona, cioè io qualsiasi cosa mi chiedi io te lo prendo, te lo ordino, magari se non ce l'ho. Anche per appunto. Certo, ce l'ho, però me ne vuoi mandare 10 copie, non lo vendo, non ne voglio 10 copie, mandamene una, lo tengo lì, ma non ho niente da contro i peratuns. È semplicemente se mi vuoi stoffare 20 copie. È un ragazzo e basta. No, carinissimi peratuns, però cioè mi vuoi mandare 20 copie? Non lo vendo, mandamene una, ne voglio 20. E quindi così. No, l'anno scorso le cose Mondadori erano molto felici perché quando io li ho incontrati per questo libro, loro a gennaio con il libro dei Principe Harry avevano già fatto tutto gli obiettivi del 2023, quindi loro erano belle lì in panciolle, però erano preoccupati per quest'anno perché ovviamente non avrebbero mai eguagliato i risultati dell'anno precedente. Secondo me ci hanno provato con Ilari, ma gli è andata un po' male, non so, questo malissimo proprio. Sì. Vabbè. Ma aveva già fatto il documentario, guarda, se non faceva il documentario secondo me vendeva tanto. Anche secondo me. Se non faceva il documentario stravendeva. Doveva uscire prima il libro e poi il documentario. Ah no, scusami, prima il documentario. No, prima il libro. Prima il libro, sì, era questo che volevo dire. Tanto il documentario lo guardavi comunque, quindi magari sul libro un po' di anteprima e poi ti facevi il documentario, vabbè. Mondadori, questi erroracci proprio da principianti, dacci un colpo di telefono, diciamo noi cosa devi fare senza stare a buttare via i soldi. Caro signor Mondadori che sta seguendo questa diretta. 8.000 copie ha venduto la Lily Blasi, cioè 8.000, una miseria, un disastro. Sper facevano tirature a 100.000 copie l'una e non ce la facevano. Perché avevano sottovalutato tantissimo. Vero, bravissima. Andava sempre in stampa, ti ricordi, non si trovava mai. È vero. Impressionante. Tra l'altro io passerei le ore a parlare del fatto che speravo in una decrescita di uscite, di novità,
di questo mondo editoriale, invece è un continuo pullulare, un continuo andare a cercare nel torbido qualcuno che possa raccontare una storia. E che comunque che è molto difficile anche starci dietro, perché alla fine ne escono talmente tanti che anche tu magari non riesci a fare un buon lavoro, magari tante volte escono dei libri che sono anche molto belli, però in quel marasma di roba che non te ne rendi neanche conto. A noi aiuta un po' andare a Tribook. Ah ok, no, non ci sono, io sono sociopatica, non ci vengo a Tribook. Non dirlo ad alta voce che va sempre la mia collega, anche lei non proprio... Io dove ci sono a fare tante relazioni, la non è che sono molto brava. Costringo, però lì le case editrici fanno già una bella cernita e quindi... Tribook è praticamente un festival che fanno le case editrici per i librai, quindi invitano tutti i librai d'Italia, ovviamente fanno queste tavole rotonde dove presentano un pochino le novità. Sono editori magari un pochino più indipendenti, quindi hanno magari... anche di libri un pochino diciamo più di nicchia, però ovviamente molto belli, che ovviamente uscendo un tot di novità a settimana ti vengono proposte tutte, quindi magari ci sta che qualcosa te lo perdi, poi magari recuperi dai social oppure lo vedi, cioè ci sta che poi qualche libro ti capiti così, però ecco, molto difficile poi alla fine anche selezionare quello da mettere in libreria, perché c'è veramente tantissima roba. Sì, io una decina d'anni fa speravo in una decrescita, che quindi venisse più pubblicata più qualità, ma non è così, non è questo il momento, chissà. C'è tutto anche un discorso sulla questione che il mondo editoriale, correggimi se sbaglio, il mondo editoriale si basa tanto sui librai che rendono le rese. Sai, ma il mondo editoriale fondamentalmente si basa tanto su chi sanno che venderà di già, quindi fondamentalmente se tu hai già un pubblico loro puntano su di te, ma anche io stessa, cioè fondamentalmente tu hai già un pubblico a cui che ti segue e quindi fondamentalmente che loro pensano potenzialmente che acquisterà il tuo libro e quindi loro puntano poi su queste, cioè fanno degli investimenti tra virgolette sicure, cioè fanno sugli investimenti che loro ritengono che comunque avranno un minimo di ritorno, cioè che sicuramente comunque andranno almeno in pari, ecco. Sì. Tra l'altro è in ristampa la Piccola Farmacia Letteraria. La Piccola Farmacia Letteraria l'hanno ristampato ora, mi è arrivato ora, ma mi sa che ora è in ristampa lui, sai? La bottega di Simone Casale è in ristampa. Sì, la Piccola Farmacia Letteraria ha fatto tantissimo ristampo, ha fatto. Mi sembra che siamo alla decima ristampa di Piccola Farmacia Letteraria. Sì. E questo sì, questo è, mi sa che è la prima ristampa che fa la bottega delle seconde. Due mesi, no? Non sì. È uscito. Sì, sì, sì. Complimenti. No, guarda, sono contento perché ovviamente. Non è scontato, ecco, soprattutto, ti ripeto, con comunque tutto quello che voi esce. Voi fate meraviglie. Facciamo tanta fatica. Però che bel mestiere, no? Le sì, storie sì, che sì, curano. Assolutamente. È un bel mestiere, però guarda, come dicevo ieri, alla giornalista di Repubblica tutti i lavori, quando diventano lavori, sono lavori. E quindi anche il lavoro più bello del mondo, quando diventa un poi lavoro... Ma così bello lavora, chissà quanto leggi. No, ma cioè, zero, cioè in libreria zero, la sera, ma ora, infatti la piccola farmacia di campagna, io me l'ho fatta tutte le mie cose, tutto tanto chi vuoi che viene, quindi metterò lì, leggerò, farò i pacchettini del calendario dell'avvento, niente, non ho fatto niente, cioè zero proprio. Sì, per carità, però ti dico, ero lì e ho detto, qua leggerò, Dio mio, chi vuoi che viene? Ti hanno stanato. Mi hanno stanato anche lì, sì. Tra altre cose, noi siamo all'interno di una cantina che, cioè, indipendentemente da quanto siamo noi o non siamo noi, si chiama Caluna e è bellissima. È questa praticamente Casale del Settecento che la famiglia Bosoni, che sono dei produttori di vino, hanno restaurato. E quindi lì all'interno loro fanno degustazioni fisse. Quindi la mattina alla sera chiunque va può assaggiare tutti i vini, ti danno la focaccia con le marmellatine, ti fanno assaggiare tutti questi vini. È un posto bellissimo, c'è fuori il parco con la fontanella, cioè è un posto stupendo, proprio indipendentemente dal fatto che ci sono io, non ci sono io, proprio un luogo, ecco, da visitare in generale se uno si trova nei paraggi, perché è pazzesco, è proprio bello, cioè da sola io una location del genere me la sognavo, quindi ti aggancia che più ricco di te, zac, tipo parassita, ti accorgi alla gente. Fine giustifica i mezzi. Sì, sì. Diceva no, Calvino, sai, io ho chiesto. Dai, facciamo una citazione sbagliata. L'essenziale invisibile. No, da me se l'aspetta. L'essenziale invisibile agli occhi. Camus. Camus. Pensavo a sparare. Brava. Senti, io
penso che ci siano diverse domande. Io... Ok, infatti di solito nessuno fa domande perché tutti sono un po' timidi. Quindi se qualcuno vuole fare domande... Anche senza microfono, non perdete questa occasione, perché ha fatto tanta strada Elena per venire... Vabbè, pensavo di farne di più, ti dicevo, dalla Liguria è, ti dico, 3 ore e mezzo e sei qua. Sei un ottimista. Da Firenze 5 ore e mezzo. Però no, mi piace questo punto di vista. Sì. Brava. Alla fine, guarda, zero traffico, è stato un viaggio molto piacevole. Vedrai a scendere. Dice, però scendi oggi, giusto? Scendo stasera. Scendi stasera, allora sì. Infatti. Se sentite. È vero, perché domani... Ti sono piaciuta, Romena, perché non verrò mai Valle d'Aosta. No, stasera, no, domani ci sono i grandi, grandi rientri. Cioè, no? Oltre ad avere la autostrada più cara al mondo, ci sono anche un sacco di lavori, non si capisce come mai. Ma guarda che comunque io sono venuta a Torino a maggio, hanno tolto tantissimi cantieri. Cioè per andare a Genova c'erano altri due cantieri, ora li hanno tolti tutti. Quindi se volete prendere l'autostrada è anche molto agevole. Se volete venire a piccola linea di campagna, il percorso autostradale è agevole. E quando chiuderà? Senti, noi siamo dati il 30 di settembre come, diciamo, come scadenza naturale, perché comunque era una... diciamo un esperimento sia per noi sia per i ragazzi della cantina, perché noi siamo proprio all'interno della cantina, quindi ovviamente, cioè, anche loro era una cosa che non avevano mai fatto. Sei qui, quindi chi è? Allora, io sono qui, dice mia sorella, però solo la mattina, fino al 2 di settembre, poi il 2 settembre torno giù anch'io e poi ritorno anche la mia collega dalle ferie, quindi faccio un po', mi alterno un po' su in campagna e giù in città, poi comunque c'è anche torno la mia collega dalle ferie, quindi poi diciamo rientriamo a regime, quindi... E quanti libri? Quanti titoli? Non quanti libri, scusa. Quanti titoli avete portato? Porterete in camillo? Era una curiosità. Senti, in camillo ora dobbiamo montare, abbiamo già predisposto un po' le librerie, ora dobbiamo montarle all'interno. Sembra di capire che qualcuno monterà librerie. Qualcuno monterà librerie. E non credo tantissime, non ce ne stanno tantissime, guarda, ma anche noi comunque in libreria io penso non arriviamo a 10.000, già a Firenze noi non arriviamo a 10.000 titoli, ma non ci arriviamo. Io penso qua in campagna te ve ne portati, 4.000, ma non penso, guarda, non lo so, non, è una cosa che poi ho fatto proprio con guardando le cose, magari ovviamente tutti i settori, le cose magari potevano essere più adatte, portano magari dei libri lì qua perché ci sono tantissimi stranieri. Però ecco, diciamo che non è stata una cosa, sì, sui 3-4 mila, comunque è piccolina, sia a Firenze sia comunque qui in campagna. Firenze quanti metri quadri? Sono 35, però c'è anche il magazzino, quindi i dispositivi saranno 25, saranno. Cioè, beh, piccoli, magia, piccolissima. Però guarda, anche qua è bellissimo, puoi avere questo spazio così qua. Ma davanti. Guarda, Mondadori. È meraviglioso. Mondadori. Sì, parliamo di Mondadori, tante cose. È mio editore, che io ringrazio tantissimo, ragazzi. No, ma è retail. Avete posso parlare retail. Male anche di Giunti, ecco. Giunti posso aprire proprio un'enciclopedia. Il retail sì, che poi è una cosa diversa rispetto a poi, sì, parte loro, tra di loro non si conoscono tra di loro, si sputano, cioè. proprio un altro mondo, anche la scolastica non ti dico. E comunque il mio capo area mi diceva però non sei sulla via centrale, dovresti fare, a parte che caro capo area, vai a vedere cosa costa affittare uno spazio espositivo. Ma poi la magia sta proprio in questo. No, ma qua è stupendo, cioè il discorso ovvio che uno dice magari non ho uno sport su strada, però comunque, a parte io che vado nella libreria, che sbaglio libreria comunque. E quindi sei entrata, raccontami questo, sei entrata? Sono di là. No, non ho detto niente, non ho detto, però mi è venuto il dubbio, perché, perché era una fa scolastica, ho detto ma hai sbagliato. Poi ho detto a lui, ti hai mai messo bene l'indirizzo? No, non abbiamo chiesto, perché avevamo capito di aver fatto qualcosa di sbagliato. Poi ho detto, ma guarda, ma questa è piazza. No, vabbè, ma siamo noi, siamo rincoglioniti. Ma questa è piazza. Lui ha detto, no. E allora?
Dove siamo? Ci sembra strana anche un po' la location, perché siamo, diciamo, siamo un po' scese dopo. Sai, favelas fine. Di Aosta, di favelas. Qui siamo favelas. No, cavoli, qui siamo proprio in centro, siamo, quindi sicuramente era più. Che poi ci siamo passati 40 volte qua davanti oggi, perché ovviamente abbiamo fatto avanti e indietro tutte le stradine, tutte le cose. Vedi? Adesso metterò delle luci a LED per il piacere delle belle arti, metterò ma sono io che sono come te. Cioè, no, vabbè, ma. Devo dirti che noi siamo tanto conosciuti, quest'anno non siamo tanto nel mood, ma festeggiamo 50 anni. Che bello, mamma mia. I miei genitori giovanissimi. Hanno... Come? Giovanissimi. Giovanissimi, esatto. Non io, mattina proprio. Io l'anno prossimo, però... conoscono e non tanto con il turismo, poi non è vero perché ma comunque come... dico, cioè, se uno entra comunque qua e vede, cioè, questa location è stupenda, cioè fatto con questa piazzettina, questa cosa è molto intima, ma un po' uno scorcio parigino sembra. Mais oui. Qui siamo vicini alla France. Qua è tutto in francese. Montmartre, baguette, bello cioccolato, per andare avanti. Non è molto parigina questa piazzettina, questo comunque, questo interno. Io non posso dirlo. Devo dire che non guardate da quella parte, perché insomma sarebbe carino che le vetrine venissero un attimo. Come? Sì, Auberge della Couronne Vedi, Vedi, è anche scritto in francese, ma cosa vuoi di più? Cioè, siamo a Parigi qua. Tessa, sta arrivando la pioggia? Quindi andiamo a chiudere. Andiamo a chiudere, ci pigliamo pure. Andiamo a chiudere anche perché tu devi fare... Dov'è che vai stasera? No, torno a Spezia stasera. Ok. Quindi no, alla fine... È perché devo tornare giù perché domani... tu o... No, ho guidato io, ho fatto tutto io. E lui dormiva. Quindi guarda, proprio tutto io da sola. Semplicemente la presenza, tu vieni con me nel caso, non lo so, un attacco di diarrea, a te. È semplicemente un supporto. Che tornate, però prometteteci che vi fermate. Ci fermiamo, è che non ci possiamo fermare, che domattina devo aprire la libreria di campagna alle 9, capito? Per quello, se no ci fermavamo più che volentieri, nel fatto che ovviamente... E facciamo un corso, cioè ti compriamo un corso proprio per... diventare anche noi piccole farmaciste. Mamma mia, guarda, un disastro, non voglio pensare. Io guarda, dico sempre, io sono una pessima insegnante, non sono. Perché così, vabbè, dai, si fa così, questo è facile. No, non è facile, questo si fa così, basta. Quindi alla fine, cioè no, io guarda, sono pessima. Poi, cioè, non so, ora va di moda dire che uno ha ADHD, però comunque tanti video, io vedo questa cosa, allora questa cosa qua, poi vedo questo fiore, ah no aspetta, però questo fiore, no, però questa cassa nera, aspetta, perché quella luce è blu, ma aspetta questi, cioè faccio un casino, la gente alla fine dice, guarda, non ho capito, non ho capito niente. Una forma di intelligenza. Poi parlo velocemente, mi mangio 3 parole su 4, quindi veramente già spazio. Mi mangio le parole, cioè non si capisce niente, quindi guarda. Io un corso da piccola farmacia italiana non lo comprerei, poi fate voi. Io invece sì. Perché scrivo tanto, almeno uno legge la sua velocità, ma quando parlo è un disastro. Infatti quando mi chiamano per la radio io veramente mi controllo, perché proprio mi sforzo di parlare piano, di scandire bene le parole, perché ovviamente se no non si capisce niente, non si capisce. Ma se io parlo alla mia velocità normale, cioè non io proprio sforzare per parlare piano, quindi non è il mio mood. Quindi no, insegnante è proprio, guarda, l'ultimo lavoro che posso fare. Vabbè, tornate, noi carpiamo lo stesso dei segreti. Grazie Elena. Grazie mille a voi, grazie di essere venuti. Grazie. Abbiamo quasi esaurito i libri, per cui se non l'avete e lo volete acquistare vi consiglio di... Però li abbiamo già in prenotazione, per cui se dovessero mancare ti facciamo fare delle dediche su delle etichette che poi appiccicheremo sopra. Okay? Ci piace l'accrocchio. Ti piace? Certo. Sono la regina dell'accrocchio. Bene, grazie. Sì, se qualcuno ha qualche domanda, ovviamente qua... No, le domande ti dico, vedi, le domande... No, firmiamo.